Subito che al centro di questa giornata c'è il nostro associato BM Carrozzerie, che ha creduto nella nostra idea, nell'idea progettuale nata nel cluster e che ha scelto di investire su questa tecnologia. Una scelta lungimirante, lungamente meditata e che oggi viene presentata con il supporto di un progetto LIFE che consente un finanziamento a fondo perduto del 55% dell'importo del kit dual fuel che verrà ampiamente spiegato nel corso della mattinata. Determinante per questo successo è stato il contributo professionale del CSMT che ha seguito con grande attenzione tutta la procedura e che alla fine ha ottenuto l'ammissione al finanziamento. Tornerei all'idea brevemente. L'idea è nata qualche anno fa in Camera di Commercio in Associazione Industriale Bresciana, che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dei primi due prototipi che poi farò rapidamente vedere. Altri contributi li abbiamo avuti dall'Università di Brescia, che ha studiato tutto il sistema di sicurezza dell'impianto, con particolare riferimento alla bombola. Ne è nata una dispensa che ha avuto una buona diffusione a livello europeo e quindi questo ha accresciuto il già ottimo prestigio della nostra università. Anche lei ha contribuito a suo tempo con gli studi sulla ricaduta ambientale di questa applicazione in Lombardia. L'idea alla quale ci siamo mossi, prima di cambiare la slide, alle spalle noi abbiamo delle nostre considerazioni. Se Bonetti passa alla slide successiva. Eccola. Ovviamente abbiamo da tempo alle nostre spalle i 17 obiettivi delle Nazioni Unite per l'agenda del 2030, che ha come obiettivo di migliorare il nostro pianeta, o perlomeno ci impegna tutti a lasciare un pianeta che sia almeno uguale a quello che abbiamo trovato noi. Noi per questo progetto facciamo riferimento a due di questi obiettivi. Alza slide. Due. Particolare l'aggregazione. Ora è chiaro che questo obiettivo è molto vasto, parla dell'aggregazione di tutti gli enti a livello globale, ma vale a livello del pianeta, vale a livello dei continenti, vale a livello dell'Italia, vale a livello anche della nostra Brescia. Infatti, per fare questo progetto abbiamo aggregato tutti gli attori interessati e tutte le competenze necessarie per raggiungere l'obiettivo che è più vasto, però qui è stato riassunto da chi ha provato la slide efficacemente nel produrre e utilizzare un'energia pulita e affordable, cioè accessibile a tutti a costi contenuti. E questi sono i due valori ai quali ci ispiriamo in questo progetto. Il prossimo. Allora, siamo impegnati su tutte le tecnologie e quindi qui abbiamo indicato solo due obiettivi: la riduzione della CO2, che è gran parte del gas di serra, e la riduzione delle polveri sottili per migliorare la qualità dell'aria. Mancano gli ossidi di azoto, che è un altro capitolo sul quale siamo impegnati. Ma la cosa più importante che voglio dire è che noi vediamo questo obiettivo diviso in due parti. Auspichiamo soprattutto il rinnovo del parco con veicoli nuovi, e questa sarebbe la cosa più importante. Quindi prendere tutti i veicoli che sono da Euro 3 in giù, metterli nel fiume, nell'oceano, e tira fuori tutti Euro 6. Però l'obiettivo particolare lì non si vede, è riquadrato, è come miglioriamo il parco esistente, parco non ancora totalmente obsoleto, e che per molti anni resterà ancora in esercizio. Quindi duplice approccio: favorire il rinnovo del parco con veicoli nuovi e nello stesso tempo migliorare il parco esistente. Prossimo. Vabbè, qui la semplifico. Noi qui abbiamo indicato sette famiglie di tecnologie. Lascio stare la D e la E, carburanti liquidi da gas e biocarburanti, accendo soltanto l'A e la B, alleggerimento dei veicoli e la potenzialità dei motori endotermici, perché l'alleggerimento resta ancora l'approccio più efficace per ridurre i consumi. Sappiamo che se riduciamo del 50% la Giulietta, avremmo un 35% in meno di CO2 e potremmo farlo, solo che costerebbe, in fibra di carbonio costerebbe 60.000 euro anziché 20.000.
però da tempo all'interno del cluster coltiviamo questa idea dell'alleggerimento, che è un'eccellenza bresciana e sulla quale dobbiamo investire. I motori di termici sono naturalmente criticati, diesel compreso, andranno avanti con le loro ricerche e per alcuni decenni resteranno ancora il cavallo di battaglia della trazione. Due parole allora sulle trazioni alternative, elettrico barra ibrido, metano e in prospettiva l'idrogeno. Qui non c'è una slide, però abbiamo più volte fatto il confronto fra metano e elettrico. Sono equivalenti. Se li prendiamo così come sono, l'elettrico prodotto con le centrali a carbone o a metano, è vero, e il metano estratto al sottosuolo, danno una produzione di CO2 per chilometro percorso uguale da 120 a 125 grammi al chilometro. Se però l'elettrico viene ricavato da fonti rinnovabili e il metano viene gradualmente sostituito col biometano, che ha impatto zero, ebbene, arriviamo nel caso dell'elettrico a 8 grammi per chilometro percorso, sempre se l'energia elettrica viene da fonti rinnovabili. E nel caso di un metano totalmente sostituito dal biometano, arriviamo a 5 grammi per il chilometro. Ora, io che mi limito da dire che il metano ce l'abbiamo già in casa. Abbiamo la leadership mondiale del metano e quindi dovremmo investire qualcosa in più. Ora, qui i giornali scrivono sempre che Gabbardi è contro l'elettrico, il che non è vero. Noi nell'elettrico ci impegniamo molto, però queste cose sono cose da dire. Il metano ce l'abbiamo già in casa e quindi vale la pena di farlo. A questo punto, la situazione a livello italiano è che il 30% dell'energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili e il biometano oggi occupa fino al 10%. Va bene, l'idrogeno è un capitolo che vedremo un'altra volta. Questo per dire che in questo confronto siamo molto impegnati. Ad esempio, nell'elettrico, nel nostro cluster sono nati 4-5 progetti, quindi ho riportato uno solo che verrà inaugurato il prossimo mese, è una collaborazione tra Magneti Marelli, Bembo ed altri per fare un motore a bordo elettrico. Mentre per il metano registro con soddisfazione che ci sta invadendo. Quindi vedete che Iveco, Mercedes, Volvo hanno investito molto sul metano liquido, è vero, che consente delle percorrenze fino a 1500 km con il pieno di metano liquido e un piccolo serbatoio di gasolio. Questo, se c'è qualche giornalista presente, vorrei che lo dicesse che non sono contrario all'elettrico. Serenamente dico che le cose stanno così. Anzi, correggo un titolo apparso sui giornali qualche giorno fa che diceva che nel 2030 l'80% dei veicoli saranno elettrici. La ricerca di Deloitte, che conosciamo bene, dice che l'80% dei veicoli elettrici saranno a batteria e l'altro 20% saranno ibridi alla spina, i plug ibridi. L'insieme dei veicoli elettrici nel 2030 rappresentano il 30% dei veicoli prodotti in quell'anno. Quindi, per non dare indicazioni, questo va detto. Prossima slide, così vado rapidamente. Qual è il parco esistente sui quali efficacemente potremmo intervenire col dual fuel? Ebbene, i veicoli pesanti in Italia, quelli superiori uguali a 16 tonnellate, sono 400.000. Quelli inferiori, Euro 5 inferiori, su un totale di 680.000. Quindi potenzialmente abbiamo 400.000 autocarri che potremmo migliorare. Va da sé che una gran parte di questi veicoli andrebbe rottamato. Bisogna che chiudate il microfono. Sentiamo un bambino. L'ho fatto, ci penso io quando entrano le persone, qualche volta non badano, ma lo facciamo noi, ma ci serve qualche secondo per farlo quando entrano, mi La scusi. situazione degli autobus è semplicemente tragica. L'85% dei nostri autobus è di classe Euro 5 o inferiore. Siamo stati Euro 5, sono già buoni, ma abbiamo un mare di autobus da Euro 4 in giù. Ora, il dual fuel è un kit semplice, costoso, che consente grosso modo di dimezzare il consumo del gasolio sostituendolo con il metano. Va bene, andiamo avanti.
Abbiamo fatto due prototipi, li voglio ricordare. Il primo l'abbiamo fatto con l'ingegner Reddo Zucchi di Socogas di Fidenza, che è stato il primo che ci ha portato questa idea. Questo è un Euro 3 tuttora marciante. Il secondo è di Rinaldo Ghidini Rock, che abbiamo fatto recentemente. Questo è un euro 5. Ecco, questo mi serve per dire che questo autocarro ha già fatto più di 200.000 km ed è totalmente in efficienza. Ghidini l'avrebbe portato al museo Mille Miglia, l'avrebbe anche spiegato. Poi sicuramente Francesco Bandera ne parlerà. Questo è l'esempio vivente dei risultati che abbiamo raggiunto. Avevamo degli obiettivi che c'erano sollecitati soprattutto dai nostri amici della FAI, e credo che la signora Mussetto la sia presente. Diceva, allora, devono essere affidabili da un punto di vista tecnico e di sicurezza. L'abbiamo dimostrato. E la sicurezza della bombola è sicura. Poi c'è una fattibilità economica. Questo era il problema. Un kit costa 12.000 se è gassoso, 18.000 se è liquido. Ecco, qui il progetto LIFE consente di coprire il 55% di questa spesa a fondo perduto. Poi non vedo più cosa c'è sotto, quali altri obiettivi erano. C'è una cosina qui che, però vado a memoria. L'altra cosa che ci chiedevano era la disponibilità del metano liquido. Ebbene, a Brescia Centro, il nostro collega Pedretti ha aperto il silos, e vedo Federico Manzoni che era presente all'inaugurazione, e poi leggeteli voi che io non riesco a leggere, però so che a Brescia, in provincia di Brescia, sono 4 adesso gli impianti di metano liquido, non leggo ma credo sia una dozzina in Lombardia, e via via si stanno allargando in Italia e anche in Europa. Ci sono delle intere autostrade che adesso hanno qua e là distributori di metano liquido. Brevemi ne ha fatti due, ne ha fatti proprio con Socogas, che è di Renzo Zucchi. Cosa ci manca? Non siamo ancora riusciti a ottenere un salto di classe, cioè riconoscere ai veicoli che montano il kit una classe più vantaggiosa da un punto di vista di circolazione. Avanti. Estensioni. Qui stamattina parleremo di autobus, che in questo momento sono quelli più vicini a noi, quelli più attenti, di autocarri, però abbiamo la possibilità di estenderlo al ferroviario e alla navigazione. C'è già la nostra proposta che abbiamo fatto con Federico Manzoni a Trenord, per fare un esempio di dual fuel su una delle littorine che vanno da Brescia a Edolo, ma lo stesso vanno per il Brescia Parma o per il Brescia Cremona. Stiamo lavorando da tempo con il cluster di Friuli Venezia Giulia per le imbarcazioni da lavoro. Le imbarcazioni di lavoro hanno tutti dei motori AIFO di parecchi anni fa, che potrebbero avere vantaggio da questa applicazione. Modo di procedere è quello che abbiamo seguito per il dual fuel. Prima abbiamo fatto un prototipo, oggi siamo a una protoserie di 50 veicoli che dimostrerà l'efficacia e l'economicità di questa tecnologia, e poi c'è da andare in serie con 2.000, 3.000, 10.000, n.000 veicoli. Vabbè, questo è quel che volevo dire, credo non ci sia nient'altro, vediamo un'altra slide se c'è. Ah, questa è la sintesi, il futuro cosa ci riporterà? Sicuramente l'idrogeno, però le avremo tutte le trazioni, le avremo tutte. L'elettrico e, tra parentesi, l'idrogeno negli ambienti dove vogliamo emissioni zero, 100 città, un museo, non so, un ospedale, all'interno delle fabbriche, con i nostri carrelli elevatori. Il metano, e tra parentesi GPL, è un buon compromesso, come ho spiegato, tra l'endotermico tradizionale e elettrico. L'idrogeno è la soluzione ambiziosa per il lungo periodo. Nel cluster abbiamo un gruppo di lavoro specifico, ci stiamo lavorando. L'ibrido. L'ibrido occuperà ampiamente i prossimi 7-10 anni, perché consente, con piccolo motore elettrico, di avere delle piccole autonomie, però a mio parere ha una vita così di parecchi anni, ma non... Il diesel avanzato resterà sempre, sul long distance non c'è alternativa, sia per gli autocarri che per gli autobus nella lunga distanza. Quel che chiediamo noi alla Comunità Economica Europea è di darci la neutralità tecnologica. Noi accettiamo gli obiettivi,
ma non ci devono imporre l'elettrico come unica soluzione. Accettati gli obiettivi, ciascun paese sceglie la propria strada per arrivare a quell'obiettivo e quindi abbiamo il metano, abbiamo l'idrogeno, abbiamo tante altre cose. Invece, così come è messo adesso, ci hanno dato dei tempi per realizzare gli obiettivi di riduzione del CO2, tali per cui la soluzione è solo l'elettrico e l'elettrico ce l'ha la Cina. Non abbiamo ancora capito il disegno politico che sta dietro questo. Va bene, io volevo introdurre queste piccole cose in modo che i saluti da parte dei nostri ospiti abbiano almeno questa base, così, non dico di conoscenza perché già conoscono tutto, ma così di riepilogo di com'è la situazione in questo momento. Bene, Marco Bonometti, che ci deve lasciare, interviene per primo in rappresentanza di Confindustria Lombardia. Grazie Saverio, buongiorno a tutti. Io oltre a dare il benvenuto e a salutare tutti, volevo anche cogliere l'occasione per fissare due concetti importanti. Innanzitutto ringraziare il presidente del cluster della mobilità, Saverio Gavoardi, perché il cluster della mobilità è uno dei cluster lombardi più significativi anche per la presenza delle aziende interessate a questo settore. Devo dire grazie a Gavoardi perché ha saputo rappresentare il cluster in tutte le circostanze, sia a livello istituzionale, sia a livello proprio di partecipazione, di rappresentanza delle aziende interessate per cercare di trovare delle soluzioni, ma soprattutto cercare di trovare delle opportunità. Ringrazio anche BM Carrozzeria a dimostrazione che le aziende lombarde sono attente a tutte le evoluzioni, non si sono fermate, hanno saputo resistere e stanno reagendo. E poi vorrei accennare anche all'importanza del CSMT, sul nostro territorio perché è una parte fondamentale di questo progetto dei cluster. I cluster, voi sapete che sono, oggi i rappresentanti delle filiere. Noi dobbiamo cominciare a ragionare per filiera. Il cluster è lo strumento per aiutare soprattutto le piccole imprese a innovarsi, a fare ricerca e sviluppo, a metterle in sinergia con altre aziende in modo tale da aumentare la capacità tecnologica e innovativa, ma soprattutto metterle in rete con l'università e i centri di ricerca. Dobbiamo lavorare insieme perché per crescere dobbiamo riuscire a mettere insieme tutte le competenze che abbiamo nelle varie aziende e noi in Lombardia ne abbiamo tantissime di queste competenze per favorire l'internazionalizzazione perché stiamo lavorando con i cluster dei quattro motori d'Europa perché non vogliamo fermarci al nostro paese o alla Lombardia. Noi dobbiamo confrontarci e mettere a confronto le nostre esperienze con gli altri cluster che lavorano in regioni altrettanto virtuose come la Lombardia. E soprattutto il cluster ci permette anche di mettere insieme le aziende per partecipare ai bandi europei per cercare di portare a casa quelle risorse che servono per fare ricerca e innovazione. L'altra considerazione che faccio in funzione alle slide che ci ha presentato prima Gavoardi è che noi non possiamo accettare le decisioni tout court che fa la Commissione europea. E qui devo dire che tutti gli stati hanno accettato subito la riduzione di CO2, senza considerare però le conseguenze che tale decisione poteva comportare sia sotto l'aspetto industriale sia sotto l'aspetto occupazionale. Oggi l'Europa si confronta con la Cina e con gli Stati Uniti con condizioni diverse, non competitive rispetto agli altri paesi. Mi spiego meglio. O tutti i tre continenti si adeguano e si danno delle regole uguali, o altrimenti è inutile che l'Europa si dia degli obiettivi così ambiziosi quando gli altri continenti vanno avanti con delle condizioni più favorevoli. Dall'altra parte, concordo anch'io che l'elettrico non è la soluzione ideale, soprattutto per il nostro paese dove il 70% dei possessori di auto non hanno il garage. Quindi l'altro problema che si apre è quello delle infrastrutture. Se noi vogliamo fare questi passi dal punto di vista ecologico, dal punto di vista della riduzione, dobbiamo anche muoversi sul terreno infrastrutturale, perché non è possibile che chi ha la macchina fuori, sotto casa, possa caricare la propria batteria. È vero, io penso che
l'evoluzione non sarà sull'elettrico totalmente, ma oggi la possibilità dell'idrogeno rappresenta una grossa opportunità che è ancora tutta da scoprire. Devo dire che su questi temi stiamo lavorando assieme alle aziende tedesche e alle francesi per trovare una sinergia. Bisogna che l'Europa su questo tema della mobilità trovi delle soluzioni congiunte, perché anche gli altri paesi hanno lo stesso problema nostro. Ecco perché è importante l'azione del cluster, l'azione di integrazione con le università. Io ho portato l'esempio l'altro giorno di cosa abbiamo fatto in Emilia-Romagna. Tutti si stanno muovendo in questa direzione. Quello che voglio sottolineare è che le aziende da sole oggi non riescono a competere a livello internazionale, devono mettersi insieme, devono aver bisogno dell'università, e noi abbiamo anche l'università, devono aver bisogno delle istituzioni. Se non riusciamo a lavorare insieme, difficilmente riusciremo a traghettare in questa nuova rivoluzione industriale e rivoluzione della mobilità le nostre aziende. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie Marco. Diamo la parola all'avvocato Federico Manzoni, assessore ai trasporti del Comune di Brescia. Prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Intanto un ringraziamento al dottor Saverio Gabuardi e Alberto Bonetti CSMT per l'invito a questo convegno. Evidentemente ha un coinvolgimento che non è solo un coinvolgimento formale, ma devo dire continuativo su questo ambito di ricerca e di lavoro che è stato messo in campo sul tema del metano liquido e dell'adattamento evidentemente dei mezzi esistenti a questa possibilità di una duplice forma di rifornimento da carburante. Lo dico perché da questo punto di vista è già diversi anni che collaboriamo come amministrazione comunale su questo tema. E mi piace ricordare, assolutamente in linea con la presentazione che ha fatto prima il dottor Gabuardi, che Brescia da questo punto di vista, rispetto al quadro che veniva delineato a livello nazionale, ha fatto degli sforzi importanti su questo campo e in qualche modo penso possa essere a livello nazionale sicuramente un terreno assolutamente pionieristico e positivo da portare a modello. Mi riferisco al tema delle flotte di trasporto pubblico locale che vedono nella nostra città ormai da 2 anni il completamento della metanizzazione. Siamo dunque la prima città in Italia ad avere completato la metanizzazione della flotta bus, e questo evidentemente che è un ragionamento, un investimento che viene da lontano, che nasce ancora da quando l'allora SM nei primi anni 2000 decise di investire in questa direzione, è un portato che abbiamo poi completato con investimenti importanti negli ultimi anni, che vorrei ricordare sono stati soprattutto investimenti anche in autofinanziamento, quindi grazie a una capacità di investimento da parte dell'azienda di trasporto cittadina, Brescia Trasporti, particolarmente importante. La sfida in questo momento sulla quale si è impegnati per quanto attiene il trasporto pubblico e la sua, diciamo, evoluzione dal punto di vista dell'alimentazione è quella, da un lato, per l'appunto, di evolvere verso il biometano. In questo senso non posso non ricordare che già da diversi anni in una partnership positiva con Brescia Trasporti A2A Ambiente ha depositato un progetto che attualmente è al vaglio dell'amministrazione provinciale per l'iter approvativo per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano derivante dalla frazione organica dei rifiuti nel territorio di Bidizzole, per il quale confidiamo una sollecita autorizzazione da parte della provincia, perché questo ci consentirebbe di alimentare l'intero fabbisogno della flotta urbana di bus nella nostra città, quindi sarebbe da questo punto di vista un valore particolarmente importante. La seconda sfida, che dicevo, è quella di estendere questo raggio di azione, questa copertura del metano nel trasporto pubblico, non solo come oggi all'area urbana, ma sempre di più anche all'area extraurbana, e quindi diciamo anche ai collegamenti che sono gestiti non tanto da Brescia Trasporti, ma dagli altri gestori del servizio. Da questo punto di vista, i recenti finanziamenti che sono stati messi in campo dal Piano Nazionale Strategico per la Mobilità Sostenibile, che il governo ha approvato nell'aprile del 2019 e che hanno individuato 3 linee di finanziamento,
destinata alle regioni che poi la ripartiscono alle singole province e due destinate alle città, una alle città con alto tasso di inquinamento, e noi purtroppo diciamo che da questo punto di vista abbiamo avuto evidentemente un riconoscimento importante, perché stando nel bacino padano abbiamo problematiche assolutamente tanto nel periodo invernale, e poi evidentemente il tema del finanziamento, ci sono tre linee di finanziamento importanti a livello nazionale che ci consentiranno sul fronte TPL di poter dare anche sui livelli extraurbani delle flotte più performanti da questo punto di vista. E poi l'altro grande filone accanto a quello del TPL, io sono d'accordo con Gavoardi quando ci ricorda che dobbiamo darci degli obiettivi non tanto sul risultato, non sul mezzo in cui raggiungerlo. Io penso che sia importante, sarebbe addirittura ideologico che oltre a darci un obiettivo di target da raggiungere si dovesse predeterminare anche in maniera obbligatoria quali strumenti, quali tecnologie. Importante l'obiettivo di ridurre le emissioni, importante però al tempo stesso lasciare all'evoluzione tecnologica e industriale dei vari sistemi la scelta dello strumento più opportuno. In questo senso, se l'elettrico per la mobilità privata, automobilistica privata, può essere evidentemente un fattore importante a determinate condizioni, è però tuttavia importante ricordare che sul trasporto pubblico e sul trasporto merci, quindi quando rilevano evidentemente movimentazione di pesi particolarmente rilevanti, è evidente che da questo punto di vista il metano liquido può essere un ottimo partner. E ricordo che in città abbiamo inaugurato un anno e mezzo fa il primo distributore cittadino con la tecnologia del metano liquido Brescia Centro, e come veniva ricordato prima, in questo momento in provincia di Brescia io ne ho contati 5, segno che ne nascono un Nervio, uno a Lonato e due nella zona di Brescia Est, uno dentro l'autoparco di Brescia Est e uno appena fuori sulla strada che porta sostanzialmente dalla fascia d'oro in tangenziale sud, che ha aperto proprio questa estate. Quindi in questo momento 5 sono sul nostro territorio i distributori di metano liquido, e quindi anche per quanto attiene il segmento del trasporto merci questo è un filone di lavoro interessante. Quindi ecco, io mi sono un po' allargato rispetto a quello che doveva essere un mero saluto istituzionale, però per dire che su questi temi c'è non solo una condivisione di intenti particolarmente profonda, ma anche devo dire una collaborazione con il cluster Lombardo della Mobilità, proprio per un'opera anche di dissemination e di promozione di una tecnologia che magari fa meno audience dell'elettrico, ma che potrebbe darci dei risultati in termini di qualità ambientale nel breve medio periodo molto più interessanti e sostenibili dal punto di vista anche economico. Per cui davvero grazie per questa opportunità e buon lavoro. Ringraziamo Federico Manzoni e diamo la parola ad Angelo Baronchelli dell'Associazione Industriale Bresciana, quale vicepresidente per lo sviluppo di imprese, innovazione e l'economia, ed è anche vicepresidente del Consorzio Italiano del Biogas. Prego Angelo. Grazie Saverio, buona giornata a tutti. Due o tre punti. Innanzitutto sottolineo direi l'attenzione che Confindustria Brescia, AIB, ha sempre posto verso la funzione del cluster, e ringrazio anche Saverio ovviamente dell'ottimo lavoro che continua a portare avanti, soprattutto con la grande competenza e passione con cui lo fa. Per essere molto concreto dico che appunto anche il cluster ha bisogno di risorse economiche, perché sta svolgendo direi una funzione altamente strategica proprio in un momento in cui anche gli scenari tecnologici stanno evolvendo in maniera direi fortissima, gli aspetti normativi che li regolano altrettanto, quindi la presenza di un organo di coordinamento, di raccolta anche di tutte queste necessità che, come diceva giustamente Marco, poi devono riflettersi anche in opportunità di lavoro, perché voglio dire è inutile che sviluppiamo delle tecnologie, voglio dire, poi quando non ci sono o non siamo pronti per produrle queste tecnologie, quindi creando un vantaggio verso qualcun altro, e quindi non potendo riversare anche questi investimenti
con delle ricadute positive sui territori. Per cui ribadisco l'aspetto della fondamentale importanza del cluster, ribadisco un aspetto anche di risorse. Io avevo chiesto qualche anno fa che appunto anche i soci del cluster potessero contribuire con comunque un progetto anche dal punto di vista economico che potesse lanciare in una dimensione, direi, quella che merita il cluster lombardo della mobilità. Quindi ribadisco questo aspetto, il sostegno di Confindustria Brescia c'è, ma c'è bisogno probabilmente anche di qualcosa in più dal punto di vista economico per dare forza e vigore all'azione del cluster. Altro aspetto che sottolineo è l'importanza del ruolo del CSMT e quindi di questa entità del nostro territorio, quindi una risorsa del nostro territorio creata dalle componenti attive, direi il mondo delle imprese, il mondo della ricerca, l'università, hanno pensato, il mondo ovviamente anche Camera di Commercio, Provincia, Comuni, che direi con molta lungimiranza 20 anni fa hanno pensato circa a questa entità. Oggi sono stati degli anticipatori, non io. E quindi direi che ancora di più oggi noi dobbiamo affermare questo grande ruolo del CSMT anche di connessione fra mondo delle imprese, mondo delle competenze e direi sostenere questo ruolo strategico che appunto il CSMT può avere. Dal punto di vista del punto specifico, quindi del momento che stiamo inaugurando oggi, quindi anch'io mi aggiungo i complimenti alla società BM Carrozzerie per il lavoro che sta facendo. Da presidente anche del Consorzio Italiano Biogas sottolineo alcune criticità. Quali sono? Oggi direi che c'è un po' un disassamento fra direi i vari punti che tengono in piedi il sistema. E quali sono? Tutto il mondo legato alla produzione dei combustibili rinnovabili, e sottolineo che oggi l'unico vero combustibile rinnovabile che abbiamo a disposizione è il biometano. Si parla di idrogeno. Sicuramente l'idrogeno al 2050 potrà avere un ruolo importante, però un ruolo ancora marginale. Si parla che il 30% dell'energia potrà essere derivata dall'idrogeno. La realtà invece che abbiamo oggi è il biometano. Il biometano, sottolineo sempre, ha una caratteristica fondamentale. Innanzitutto, i soldi investiti nella produzione di questo combustibile mettono in moto un grande sistema economico che parte dall'agricoltura, perché per fare biometano bisogna prima produrre del biogas, per produrre del biogas si vanno a ottimizzare tutta una serie di processi, quindi citava l'assessore l'opportunità che appunto A2A realizza questo impianto che quindi utilizza la parte organica, la frazione organica dei rifiuti con la quale appunto produrre questo prezioso combustibile, ma anche tutto, direi, la filiera dei sottoprodotti agricoli, la filiera delle coltivazioni marginali, la filiera dei reflui zootecnici. Quindi in sé ha tre grandi caratteristiche. È un'iniziativa di sviluppo economico, è un'iniziativa di forte sviluppo e miglioramento ambientale e, dal terzo punto di vista, dà l'opportunità di produrre energia rinnovabile sotto forma, come dicevo, di metano che può essere reso come biometano sotto compresso da utilizzare nei veicoli leggeri, oppure metano liquido da poter utilizzare nel trasporto pesante. Qual è la dissincronia che citavo all'inizio? Purtroppo servirebbe un grande intervento di sviluppo della trasformazione dei veicoli industriali, quindi sia di trasporto urbano ma anche direi tutti i camion, come diceva prima Saverio, che girano sul nostro territorio. Perché qual è la disincronia? Che rischiamo che fra poco la produzione di biometano liquido sia superiore
all'utilizzo che in questo momento stanno producendo tutti i veicoli trasformati. Quindi c'è bisogno di un grande sforzo, quindi anche di indirizzo strategico, politico, anche di incentivo, quindi tutto il tema del Recovery Fund, che sono risorse che devono essere utilizzate per soprattutto per il miglioramento ambientale, per trasformazione con energie rinnovabili, deve andare proprio anche in questa direzione, perché oggi non c'è ancora nessuna incentivo diretto a far sì che chi ha un camion oggi sia incentivato a trasformarlo in qualcos'altro. Se lo fa, lo fa per sensibilità personale, lo fa perché magari l'azienda per cui lavora comincia a dire: io voglio vedere quanti grammi sto producendo di CO2 per trasformare i miei prodotti. Però servirebbe un grande sforzo, proprio perché, come dicevo prima, tutto questo genererebbe economia. Il fatto appunto che, come stiamo inaugurando oggi, ci sia un'azienda che ha investito in questo, ci sia un centro di ricerca che ha lavorato a questo, evidentemente un'università che ha supportato, un cluster che ha coordinato tutte le attività, stiamo parlando appunto di una grande opportunità di sviluppo economico rivolta al miglioramento ambientale, rivolta, voglio dire, al progresso. Ecco, quindi chiudo il mio intervento per dire: il mondo tecnologico corre, a volte il mondo reale va un po' più piano, per cui dovremmo così sollecitare anche, oggi sicuramente sono presenti le parti politiche, proprio a farsi loro parte attiva in tutto questo, proprio come indirizzo per accelerare il processo appunto di trasformazione delle dotazioni motoristiche, proprio per creare un mercato, un vero mercato di valore con percentuali importanti appunto nell'utilizzo del biometano. Ribadisco, il biometano è una realtà, le tecnologie ci sono, c'è un grande progetto del paese, e noi come Italia, diceva anche Gavardi prima, siamo nel metano ma anche nel biometano, siamo leader al mondo, direi dopo la Germania, in questo ambito ci siamo sicuramente noi e altri paesi ci stanno imitando. Per cui chiudo ribadendo grande incoraggiamento a tutti per proseguire su questa linea. Confindustria Brescia c'è ed è, voglio dire, fra le sue prerogative strategiche è questa, quella appunto di sviluppare opportunità, sviluppare il progresso, l'innovazione appunto nei nostri territori. Anche il Consorzio Italiano Biogas, che ripeto raccoglie circa 1000 aziende agricole e 300 aziende industriali che operano nel settore, anch'essa è parte attiva in questo processo, proprio per realizzare opportunità di sviluppo sempre, direi, per il nostro paese, ma in particolare anche per il nostro territorio. Grazie e buona continuazione. Grazie Angelo. Diamo la parola al dottor Massimo Ziletti della Camera di Commercio di Brescia. Grazie. Buongiorno a tutti quanti hanno seguito fino ad ora l'evento. La Camera di Commercio ovviamente è stata coinvolta dal progetto fin dall'inizio e quindi aveva già con il dottor Gavardi portato avanti linee di sostegno e di condivisione. Certo, in questi mesi siamo stati presi da fattori più contingenti ed emergenziali, prova ne è che la Camera ha attivato linee di sostegno economico alle imprese proprio per sopravvivere laddove ci siamo riusciti o comunque laddove abbiamo contribuito a farlo. E continueremo probabilmente ancora per non poco tempo a fare questo. Però queste iniziative a cui stiamo appunto assistendo ora sono anche quelle che delineano un po' un futuro che comunque arriva, che comunque ci deve vedere preparati, superando le difficoltà di queste settimane, di questi mesi. Ecco perché, se da un lato abbiamo sostenuto al tempo queste idee, questi progetti, nel contempo siamo anche pronti con
un'altra visione prospettica a sostenere tutti quegli enti che proprio in queste settimane si stanno confrontando per arrivare a creare un sistema bresciano legato allo sviluppo e alla sostenibilità. Sto parlando soprattutto di accordi che si stanno definendo con Confindustria Brescia, Università, CSMT, A2A, quindi i players, diciamo, importanti che in questi ambiti possono portare e realizzare progetti concreti di effettiva appunto realizzazione. Ed è questo un po' il tema che contraddistingue in queste settimane anche il lavoro che la Camera sta facendo di elaborazione del programma di mandato. L'ingegner Saccone, che mi ha pregato di portare i saluti ai partecipanti, sta elaborando un programma di mandato che sarà fortemente centrato anche sul tema della sostenibilità declinata in tanti ambiti, con la convinzione che il tema della sostenibilità sia un elemento e un driver di competitività per le imprese, non più un tema politicizzato, anzi stiamo assistendo ad una deideologizzazione del concetto di sostenibilità e di ecocompatibilità. Quindi è ormai un elemento acquisito nell'ambito organizzativo dell'impresa, lo si diceva prima, soprattutto laddove si va a vedere l'attenzione, ad esempio, dei trasportatori a fronte di esigenze dei loro clienti. Pensate appunto a come un cliente possa imporre al servizio del trasporto determinati parametri, proprio perché l'utente e il committente ha una policy da seguire, a cui deve ovviamente rapportarsi anche il fornitore, in questo caso del servizio trasporto. Quindi un quadro e direi una prospettiva che vede la Camera di Commercio politicamente e anche economicamente impegnata, e che quindi vedrà di nuovo proprio questi soggetti di nuovo a confermare il proprio sostegno, auspicando che quello che è stato adesso un progetto che viene portato e presentato oggi diventa anche un elemento di, come dire, di sistematicità nel nostro territorio, che poi è quello che è particolarmente attento al tema dell'automotive. Grazie. Grazie, dottor Ziletti. La parola al professor Rodolfo Faglia dell'Università di Brescia. Prego, Rodolfo. Buongiorno a tutti, e prima di tutto grazie dell'invito. È sempre un piacere, diciamo, discutere di queste cose. Io sono un appassionato di automotive, anche se la mia carriera è andata più sull'automazione robotica, però l'automobile mi rimane sempre viva nel mio spirito e nelle mie azioni. Allora, vorrei toccare 5 punti molto velocemente. Primo, mi associo ai ringraziamenti al dottor Gaboardi, che veramente è pregevole nella sua azione di raccordo e anche di organizzazione del cluster. E quindi grazie, Saverio, perché stai facendo un lavoro notevolissimo e pregevole. Secondo punto, estraggo dalle parole che dei relatori che mi hanno preceduto alcune parole chiave molto importanti, a mio parere. Prima di tutto è stato ripetuto più volte il correre insieme, fare un'iniziativa comune, avere diverse competenze, quindi questa idea di gruppo che lavora assieme su determinati obiettivi diventa importantissimo per il successo delle varie iniziative. Secondo, questa collaborazione deve essere sinergica, ovviamente non una collaborazione solo di facciata, ma in modo che le competenze siano complementari, e soprattutto non tanto le competenze, non solo le competenze, ma le azioni siano complementari, che non ci si pesti i piedi a vicenda per cercare di emergere o di essere protagonisti di una qualche azione. No,
devono essere degli ingranaggi, permettetemi il paragone meccanico, che girano in senso giusto e non che uno giri in senso uguale all'altro, per cui alla fine la trasmissione delle moto non avviene. Terza, cioè altra osservazione in questo punto di chi mi ha preceduto, le parole che mi ha preceduto, è il ruolo fondamentale che hanno avuto alcuni partner di questa iniziativa, come l'azienda appunto che ha creduto nel questo progetto, e il CSMT che è stato regista di questo recupero di finanziamenti, facendo valere la coesione, la bravura dei partner e anche la forza di questo progetto. Come terzo punto interessantissimo è che il progetto non appare un progetto spot, non appare una fortuna aver vinto un finanziamento piuttosto che essere riusciti a collaborare, ma scaturisce da un lavoro appunto del cluster Lombardo della Mobilità e degli altri vari enti che hanno partecipato, addirittura inserito, come diceva il dottor Gabuardi prima, inserito perfettamente nei goal dell'agenda europea 2030. Quindi non un progetto che ha vinto fortunatamente un finanziamento piuttosto che un qualcosa di spontaneo ma spot, è stato una costruzione voluta, una costruzione meditata, con delle basi molto solide. E poi permettetemi gli ultimi due punti velocissimi. Abbiamo sottolineato, tutti hanno sottolineato la bellezza di questo progetto. Vorrei anche stressare la cosa sulla importanza tecnologica del progetto. Quindi non solo un progetto è bello perché facciamo sinergia, perché abbiamo ottenuto finanziamenti, perché collaboriamo, eccetera. Benissimo, anzi, è una delle basi di partenza. Però il nucleo tecnologico del progetto è fondamentale. E qui metto che anche il contributo scientifico dell'università ha portato quel quid per riuscire a dare una veste anche scientifico-tecnologica a un progetto che vede sicuramente un incipit industriale, un incipit organizzativo molto importanti, però direi che la sinergia che ha avuto, la bontà di questo progetto è dovuta anche in parte appunto alla collaborazione con gli enti di ricerca. Ultimissimo punto, una frase quasi da slogan, come ha sottolineato anche Angelo Baronchelli, come ha detto Confindustria c'è, posso dire con fierezza che anche l'università c'è e in questo progetto e collaborerà sicuramente molto volentieri un po' di questa iniziativa e di altre che verranno. Grazie ancora a Saverio. Grazie Rodolfo. Adesso chiedo aiuto nella lista di presenti. Io devo portare i saluti del vicepresidente Sala di Regione Lombardia. Ecco, segnalo, dottor Gabuardi, scusi se mi intrometto, le segnalo che è riuscita a collegarsi Sabrina Medaglia della provincia di Brescia, bene. Che è disponibile. Ci arrivavo. Quindi dopo Sala, che è l'assessore di riferimento dei cluster, portavo i saluti del Presidente della Provincia, invece abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Medaglia, a quale diamo la parola. Prego. Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità e appunto porto i saluti del Presidente che non ha potuto partecipare. Devo portare i ringraziamenti anche in termini di operatività al presidente Gabuardi, perché la provincia di Brescia, con la riforma che ci ha visto coinvolti, sto parlando appunto della riforma della legge Delrio, ha fatto sì che si dovesse attivare e si adoperasse per
la creazione di nuovi modelli di interazione fra i diversi stakeholder del territorio, organizzando anche attraverso altre pubbliche amministrazioni piuttosto che attraverso altre realtà quali imprese, università e quant'altro, una sorta di smart community della PA. E appunto il ringraziamento al presidente Gabbardi, perché diciamo che questo approccio della pubblica amministrazione si è concretizzato grazie al progetto che ci vede coinvolti all'interno del cluster lombardo della mobilità, dove la provincia di Brescia sta appunto collaborando, perché in una sorta di virtuosismo della pubblica amministrazione e delle reti che fanno sinergia con il territorio, andrà appunto a sperimentare un nuovo modello, un nuovo strumento di supporto tecnico gestionale per le pubbliche amministrazioni, non solo in merito al tavolo legato alla sensoristica nell'ambito della mobilità. Ma quello che mi preme sottolineare è come questo modello, che è il cluster della mobilità in questa fattispecie, sia riuscito ad aggregare quello che è il territorio della provincia di Brescia con le sue diverse peculiarità e dar vita quindi a quelle sinergie che hanno come obiettivo quello di sviluppare dei nuovi modelli che siano modelli di crescita, di governance, di business di una società, di un territorio. E quindi anche il progetto che oggi ci troviamo a narrare, che è appunto quello relativo al dualing del diesel e quant'altro, che pone una particolare attenzione a quelli che sono gli obiettivi che sono stati stabiliti anche dal Green Deal europeo, cioè quindi quello di una sostenibilità ambientale più attenta e più mirata, con l'abbattimento appunto di inquinanti e tutto quello che ne consegue. Non sto qui a tenermi su questo. La provincia si è vista già a suo tempo coinvolta su diversi progetti che vanno in questa direzione, progetti più legati alla mobilità sostenibile elettrica e che hanno come obiettivo appunto quello di promuovere modelli e sistemi di trasporto e infrastrutture a basse emissioni di CO2 con appunto la decarbonizzazione appunto degli inquinanti, insomma. Quindi non voglio andare oltre. La provincia, grazie alla collaborazione appunto con le realtà del territorio, ripeto, con il cluster lombardo, sta appunto portando avanti tutta una serie di future idee legate un po' anche ai big data, perché sempre nell'ambito del progetto del cluster della mobilità, in realtà con quella piattaforma di cui vi parlavo poc'anzi ci sarà la possibilità di raccogliere tutta una serie di dati, dove la provincia già grazie ad un altro progetto di cui ha ottenuto un finanziamento, potrà attraverso una piattaforma che stiamo realizzando raccogliere tutti i dati, perché come sapete le pubbliche amministrazioni in realtà sono produttori e detentrici di numerosi dati che possono essere fondamentali per le pianificazioni e le strategie di un territorio. Per cui stiamo portando avanti anche questo modello, e non ultimo, e che secondo me è importante, come provincia stiamo sviluppando il servizio Europa d'aria vasta, che il dottor Bonetti conosce, dove praticamente la pubblica amministrazione della provincia di Brescia permetterà l'istituzione di corsi di formazione in ambito di progettazione europea, che vedranno dei laboratori sviluppati gratuitamente e dedicati a delle pubbliche amministrazioni, ma anche alle classi politiche, per pianificare dei progetti che siano in linea con i desiderati, con le strategie di un territorio, per cui perché no continuare sulla linea che stiamo portando avanti con il cluster della mobilità, quindi andare verso la direzione di obiettivi di un'Europa più sostenibile, e quindi grazie a queste
laboratori che andremo ad avviare a breve, dove sono gratuiti, costruire dei progetti gratuitamente per andare poi ad attingere a delle risorse per degli upgrade dei progetti già esistenti o per poterne creare di nuovi. Per cui niente, mi chiudo dicendo che sicuramente questo Covid ci ha visto un po' ci sta dando delle pressioni psicologiche non indifferenti, ci sta rallentando su determinate cose, però forse sta portando anche dei cambiamenti senza precedenti alla nostra società, e questo secondo me è un momento decisivo che ci sta portando a riconsiderare i cambiamenti e il nostro modo di vivere, quindi di andare sempre più verso elementi innovativi, per cui mi dico l'innovazione in questo caso e i nuovi approcci, i nuovi modelli saranno importanti e fondamentali per una ripresa o quantomeno un guardare avanti con più ottimismo per quanto è possibile. Per cui grazie, complimenti ancora a tutti per il progetto che oggi presentate, un grazie al Presidente Gaboardi e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie dottoressa Metaglia, qui si chiude la parte che mi era stata affidata di introdurre il convegno. Sono presenti, presente la dottoressa Mussetola della FAI, per noi che ha un ruolo molto importante, in quanto alla FAI di Brescia sono iscritti, se ben ricordo, 2.500-3.000 soci, che sono i clienti di questo progetto. Saluti anche da parte di dottor Franco Bettoni, presidente di Brevemi, che aveva sentito questo progetto, voleva partecipare, ma è impegnato in una conversazione internazionale. Tolto i miei 15 minuti, abbiamo accumulato 15 minuti di ritardo. Lascio la regia ad Alberto Bonetti e ringrazio tutti per questi immeritati ringraziamenti che mi sono pervenuti. L'invito mio è molto semplice: trasformate i ringraziamenti in iscrizioni al cluster. Nel cluster c'è posto per tutti, c'è posto per le grandi imprese che devono guidare le filiere, bla bla bla. Le piccole e medie imprese che portano il loro contributo di competenza, le università e centri di ricerca, il modulo è semplice e la quota è popolare. Grazie, buon lavoro a tutti. La parola a Alberto Bonetti. Grazie dottor Gaboardi, grazie della sua regia sulla parte istituzionale. Ora ci avviciniamo un attimo al progetto, ci saranno ancora due saluti, ma questa volta passiamo ai partner, insomma, che animano in modo operativo questo progetto. Chiedo quindi a Romano Bandera, che è ai vertici di BM Carrozzerie, di prendere la parola, di portarci un saluto per introdurci sempre di più all'interno del progetto Dual Energy. Prego Romano. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti e soprattutto grazie dell'opportunità che ci avete dato. Per poter far conoscere la nostra realtà bresciana, una realtà come tante altre che lavora nel territorio e sempre più convinta a poter migliorare il proprio aspetto lavorativo, ma anche il tema che ci accomuna tutti, che è l'ecologia ambientale. E grazie al dottor Saverio Gaboardi del cluster, perché tempo fa, quando ci siamo conosciuti, ci ha spinto in questo progetto. Grazie davvero, perché ora ci siamo molto vicino a poter realizzare questo sogno. E un altro ringraziamento va al presidente Riccardo Trichilo del CSMT e a tutto lo staff sempre del CSMT che ci ha sostenuto in questo progetto e ad averlo poi anche realizzato. Bene, detto questo, BM Carrozzerie vanta un'esperienza decennale nel mondo della riparazione. Venivano proposte, abbiamo
e abbiamo siamo arrivati comunque a un buon livello. Ecco, purtroppo l'audio non è molto chiaro. Riesce magari Romano a utilizzare delle cuffie? Sarebbe meglio? Abbiamo utilizzato. Direi che c'è qualche problema di audio. Se le può andare bene, possiamo proseguire? Direi che mentre Romano Bandera prova ad avere una connessione migliore, comunque mi sembrava che avesse insomma passato penso il messaggio che volesse comunicare e condividere con noi. Chiudiamo la parte di saluti introduttivi dando la parola a Riccardo Trichilo, che è presidente e CEO di CSMT. Prego Riccardo. Sì. Sentite l'audio, funziona? Sì, 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 ti sentiamo bene. Ora invece io metto in muto Bandera, prego. Allora, io non posso che associarmi ai ringraziamenti anch'io verso il cluster della mobilità della Lombardia, in particolare all'amico dottor Saverio Gavoardi, proprio perché sua è l'idea, sua è stata la determinazione con cui ha seguito e curato questo progetto. Se oggi siamo qui, chiaramente il suo ruolo è stato determinante. E, tra l'altro dico, il bello di tutto questo è proprio perché questo è un progetto e non è piaggeria, non è perché è circostanza, non è perché la situazione richieda parole di facile piaggeria, ma è indubbiamente un progetto che raccorda in sé tante caratteristiche molto salienti. L'ha detto anche l'amico Rodolfo Faglia, è un progetto innovativo che altrimenti non avrebbe vinto. Il bando LIFE, tra l'altro, ha selezionato 1 su 8, quindi voglio dire, prima di tutto perché ha giudicato significativo la valenza della soluzione, la valenza tecnologica. Quindi questo è in primis la cosa fondamentale. Dopo certamente c'è stata una capacità di tutti noi di fare sistema, in primis il cluster, che proprio svolge questa funzione, e il CSMT, che è riuscito proprio nella sua funzione di polo tecnologico a raccordare quindi una realtà importante come il cluster, come una PMI, una carrozzeria importante come BM carrozzeria, comunque riuscire quindi a modulare e a presentare realtà diverse, facendo coesione e facendo quindi riuscire a preparare e presentare un bando in maniera tale che potesse essere quindi giudicato degno di un premio, di un finanziamento così importante. Tutto questo quindi, guardando al significato di tutto questo, si capisce, se posso, che questo deve essere, come è stato anche anticipato, detto prima, direi una strada da seguire, una strada corretta, una strada maestra che dobbiamo in maniera coerente, in maniera decisa, seguire da qui in avanti. Anche perché quel maledetto Covid che ancora ci sta perseguitando, qualche risvolto positivo, l'ha accennato anche prima la dottoressa della provincia, sicuramente qualche effetto positivo lo sta dando. Uno, sicuramente ci sta sviluppando in maniera più chiara la nostra sensibilità per la sostenibilità, questo è indubbio. Un riferimento è che fino a gennaio, ad esempio, prendendo come cartina di tornasole la pubblicità che veniva fatta per le auto, pochissime erano elettriche, oggi sono solo elettriche. Però io dico, sono ahimè solo elettriche, perché mi associo a Saverio e io dico, da un punto di vista tecnologico, guardando i dati,
l'elettrico viene sponsorizzato perché è cool, ma guardandolo e considerando e facendo confronto con il metano, il biometano, come è evidente, voglio dire, ci dovrebbe essere una pubblicità e un mercato veramente ampio anche su autoveicoli che vanno a biometano. Quindi, però comunque sia, si è aperta una strada che dobbiamo coerentemente seguire, quindi di maggiore attenzione alla sostenibilità. La seconda lezione che il Covid ci sta dando è quello di fare sistema, fare squadra, passare, come si dice, dall'io, dall'ego al noi, e come tale quindi chi svolge queste funzioni di fare sistema, di armonizzare varie realtà come ad esempio il cluster e il CSMT hanno ora più che mai un ruolo importante, un ruolo, lasciatemi dire, fondamentale proprio della capacità di saper armonizzare appunto realtà diverse, realtà come una PMI con realtà politiche, con realtà del mondo accademico, l'università, il mondo industriale. Quindi tutte queste capacità più che mai sono fondamentali per il presente e il prossimo futuro. La terza lezione, come è stato anche anticipato, e mi fa piacere però riprenderla, non c'è dubbio che la differenza quindi la fa il saper essere innovativi, il saper proporre, il saper scegliere, il saper selezionare. Anche lì avere idee non è complicatissimo, la di cosa difficile è avere idee buone, avere idee, come diciamo, che rispondono ai requisiti tali di sostenibilità, quindi in modo tale che alla fin fine la sostenibilità è il fine ultimo, essendo il fine ultimo dobbiamo riuscire quindi fra tutti a partorire delle idee che sono buone e che secondo i criteri della sostenibilità, e quindi non devo farle abortire dopo oppure rendermi conto che ho perso tempo su qualcosa che non ha un futuro. Quindi la capacità di saper quindi selezionare e ideare e selezionare da subito delle idee, diciamo, che hanno questo. Mi devo scusare perché ho dovuto togliere la parola in fondo, ma non si sentiva proprio. Però, allora, quindi sostenibilità, fare sistema e innovazione. Beh, lasciatemelo dire, è la missione del CSMT, non a caso si è dato anche come payoff, il CSMT è proprio fare insieme innovazione sostenibile. Questo è il nostro payoff nel quale ci riconosciamo e oggi, dicevo, più di ieri, e ieri ringrazio chi veramente, come ha detto anche Angelo Baronchelli prima, c'è stato chi anni fa in logica di sistema Brescia, e qui comunque di nuovo un ringraziamento a Saverio perché è sicuramente uno dei padri di questa decisione che Brescia ha preso e che Brescia oggi ha questa possibilità di poter sfruttare al meglio questo strumento che si è data anni fa, ora, come dicevo, più di prima, proprio perché la complessità, tra l'altro, che il Covid sta mettendo ancora di più, diciamo, in mostra, esacerbando questa la necessità proprio di sapere gestire la complessità. Tra l'altro, lasciatemi dire, complessità anche tecnologica, l'abbiamo detta, no? Cioè, ci può essere scelte dell'Europa di andare verso l'elettrico, ma ci sono tante, c'è l'alternativa del biometano, c'è l'idrogeno. Allora, tutto questo cosa richiede? La capacità di, facendo sistema, di poter avere peso e sapere quindi proporre in maniera forte, credibile, quindi poi vincente, le nostre idee. Oggi si vince infatti soltanto se si fa squadra, se si ragiona in logica di territorio o comunque in logica di aggregazione. Quindi ancor più di prima sono fondamentali quegli strumenti, perché tale mi sento, che favoriscono questo legame, favoriscono la capacità quindi di saper fare armonizzare realtà diverse, arricchite però, lasciatemelo dire, anche dalla capacità di saper selezionare idee innovative, quindi saper fare, quindi avere un contenuto di know-how e di competenze tali da poter quindi svolgere questa funzione di selezione, e poi le capacità forti, mature, di saper proporre in ambito europeo, sapendo quanto sono selettivi giustamente e esigenti, saper proporre dei bandi in modo tale da
poter essere quindi vincenti. Quindi più di prima dico, quindi questa è la strada giusta, quindi è confidando nel supporto di tutti, nel supporto delle istituzioni, nel supporto dell'associazione industriale, l'AIB che ci ha sempre infatti sostenuto su questo, dell'università che è l'anima e la culla dell'innovazione delle idee, il CSMT quindi facendo cerniera fra tutte queste realtà sente forte la responsabilità, dicevo, ancor più di prima di poter quindi affrontare questo il futuro che è sempre presente, il futuro che è sempre più complesso, sempre più incerto, ma avendo in mano delle frecce e degli strumenti in cui che giudichiamo forti e che crediamo possano essere vincenti. Grazie a voi. Grazie Riccardo. Prima di entrare nel paio di presentazioni di contenuto del progetto, volevo vedere, mi stavo scusando prima, tra l'altro avevo il microfono acceso, mi spiace di aver disturbato l'intervento, volevo vedere se Romano Bandera vuole completare i suoi saluti in qualche modo e se è riuscito a ristabilire insomma una connessione più limpida. Prego Romano, è connesso con noi? Sì, ci sono. Mi sentite? Certo, prego. Ok, benissimo. Allora, non so dove ero rimasto prima. Comunque, grazie nuovamente per questa opportunità, per far conoscere BM Carrozzerie. Non voglio comunque dilungarmi nel tempo, perché per gli aspetti tecnici poi abbiamo con noi anche l'amico Roberto Roaggio di Ecomotive Solution, leader nel settore delle centraline software, soprattutto in questo ambito. Poi all'ingegner Francesco Bandera che spiegherà meglio il progetto. E ricordo solo che BM ha accettato ben volentieri questa sfida, grazie nuovamente al dottor Saverio Gaboardi del Cluster, grazie a voi del CSMT che ci avete supportato e aiutato a realizzare questo progetto, che sicuramente senza di voi non saremmo riusciti. E niente, noi ci siamo, risponderemo a qualsiasi iniziativa. Grazie dell'opportunità. Buongiorno e lascio la parola al prossimo. Grazie. D'accordo, allora grazie. Adesso entriamo allora negli interventi che racconteranno in modo più particolareggiato, dettagliato, insomma, i contenuti del progetto. Allora, rispetto alla scaletta che avevamo ipotizzato, mi hanno chiesto di anticipare l'intervento di Roberto Roaggio, che è responsabile di Ecomotive Solution, perché aveva poi necessità di lasciarci per un altro impegno. E Roberto Roaggio ci parlerà degli aspetti tecnologici che sono legati a questo kit di trasformazione da diesel in dual fuel diesel metano. Roberto Roaggio è ancora collegato con noi, mi auguro, sì, perché abbiamo fatto sì, un po' sono, prego. Sono qua, allora grazie. Le lascio la parola. Se lei vuole presentare delle slide, può prendere controllo dello schermo, oppure in alternativa può semplicemente insomma presentare quanto ritiene. Prego. Perfetto. Ok, intanto ringrazio tutti per l'opportunità di così presentare tecnologie che in questo momento contraddistinguono questo progetto, tecnologie che nascono anche dalle iniziative avute in passato con AIB, con il dottor Gaboardi, eccetera, e appunto grazie anche alla collaborazione con BM Carrozzerie, il nostro gruppo che si occupa di elettronica di controllo motore a livello internazionale e ha sviluppato ormai da più di 12 anni le tecnologie sulla trasformazione dual fuel di veicoli che possono utilizzare sia metano o comunque altri combustibili alternativi. Diciamo siamo onorati di aver potuto partecipare a questo primo passaggio su un discorso così importante che dà anche dal punto di vista economico un aiuto alle trasformazioni che fino ad oggi sono sempre state viste diciamo così come un'opzione non
non finanziabile. Purtroppo quello che diceva prima Angelo Baronchelli sul fatto che ci sarà molto biometano è condivisibile, e il biometano potrebbe essere più di quello che sono i veicoli trasportati su gomma che abbiano bisogno di questo prodotto, è vero, e il limite del fatto che questi veicoli non siano abbastanza, nonostante oggi siano 3500 i veicoli ufficialmente sulle strade che lavorano già con il metano liquido, ma noi vorremmo vederne di più, vorremmo anche vedere molti più veicoli trasformati, quindi veicoli che cambiano le loro emissioni, che migliorano l'impatto ambientale con tecnologie come quelle che abbiamo già proposto. Purtroppo questo è sempre stato un po' rallentato dalla grande fame, lasciatemi dire, del comparto OEM, che ha sempre drenato i fondi che il governo ha messo a disposizione dell'innovazione per i carburanti alternativi, non lasciando spazio alle trasformazioni di veicoli pesanti, che tecnicamente sono l'unica soluzione per aggiornare il parco circolante in modo rapido. Infatti il parco circolante heavy duty è uno dei parchi più vetusti a livello europeo, quello italiano, e purtroppo non possiamo pensare di svecchiarlo solo acquistando veicoli nuovi, ma chiaramente la conversione dei veicoli esistenti può essere un sistema per velocizzare, per aumentare immediatamente la disponibilità di veicoli aggiornati, di veicoli con emissioni e di CO2 decisamente più contenute. E chiaramente qui il biometano diventerebbe il driver di tutta questa operazione. Chiaramente le tecnologie del gruppo Holdim di Ecomotive Solution sono sempre state a disposizione di BM Carrozzerie, che è un partner storico del nostro gruppo, e con loro abbiamo sviluppato tutta una serie di veicoli prototipali sia a metano compresso che a metano liquido, e siamo poi, penso che più tardi Francesco Bandera ci illustrerà quelle che sono le ultime novità, però abbiamo presto comunicheremo la possibilità di fare retrofit su autobus anche col metano liquido, quindi questo sarà un'operazione di primissima importanza, che comunque sarà decisamente omogenea a questo progetto. Diciamo che tra le varie tecnologie del gruppo, appunto, la dual fuel è quella che è stata un po' alla base di tutte le nostre tutte le nostre tecnologie, e sta alla base anche di un ragionamento, lasciatemi dire, filosofico che c'è dietro questo sistema, ovvero non sempre la sostituzione del parco circolante anticipata è un qualcosa che fa bene all'ambiente. Purtroppo nel momento in cui io prendo un veicolo che ha già molti anni ma che non è arrivato a fine vita dal punto di vista tecnico, e lo tolgo dal suo servizio e vado addirittura a rottamarlo, io sto portando questo veicolo a un momento di problema emissivo molto alto, perché lo smantellamento di un veicolo, la rottamazione di un veicolo è uno dei momenti peggiori della vita di un mezzo, perché il primo è il momento in cui viene costruito, dove c'è una grande emissione di CO2, una grande emissione di consumo di energia, e l'altro è il momento in cui viene demolito e che questo mezzo diventa un rifiuto. Quindi diciamo che l'obiettivo del retrofit della trasformazione dual fuel è quello di rinnovare il veicolo, portarlo più avanti nel tempo, facendo sì che un veicolo con emissioni rinnovate, magari appunto grazie anche alla collaborazione con BM, un rinnovo dal punto di vista funzionale, estetico anche del veicolo, possa arrivare a fine vita diluendo così l'impatto ambientale della sua esistenza in un periodo di tempo molto più lungo. Le tecnologie che abbiamo messo in campo sono tecnologie certificate e dal Ministero dei Trasporti, ormai lungamente testate anche dal punto di vista dei risultati emissivi. Qui vedete che cosa succede ad esempio a un camioncino, un Eurocargo con una categoria Euro 5,
nel momento in cui viene trasformato da diesel a dual fuel, vedete che tutti i parametri emissivi diventano molto competitivi, ma specialmente nel momento in cui noi usassimo, anziché il metano fossile, il biometano, avrebbe da solo la capacità di abbattere il 50% circa le emissioni di CO2. Questo dal punto di vista tecnico per un veicolo, anche il fatto che è prodotto da un costruttore, è qualcosa di impensabile, perché vorrebbe dire fare un'efficienza energetica tale da emettere meno CO2. Invece noi risolviamo il problema sostituendo uno dei combustibili, almeno in parte, quindi il diesel, con un combustibile che di fatto ha un bilancio della CO2 praticamente zero, che è il biometano. Quindi diciamo che dietro questo c'è anche una ragione economica, perché chiaramente i combustibili gassosi come il metano e il biometano vanno sul mercato a un prezzo più competitivo rispetto al diesel. E quindi adesso questo non abbiamo tempo di approfondirlo, ma di fatto per un veicolo che fa ad esempio linea, un veicolo industriale di grande taglia che fa grande trasporto a lunga distanza, è molto facile vedere alla fine dell'anno dei risparmi significativi che vanno dai 5 fino ai 7.000 euro soltanto per aver eliminato una parte del gasolio utilizzato, averlo sostituito con LNG o bio-LNG oppure CNG se le distanze sono inferiori, avendo quindi utilizzato un carburante più pulito ed economicamente più vantaggioso. Quindi non sto ad approfondire il sistema di funzionamento, perché purtroppo il tempo è tiranno in questo momento per me, e le tecnologie sviluppate per questo progetto sono tecnologie ambivalenti, possono funzionare indifferentemente a metano compresso e a metano liquido. Il metano liquido sicuramente per l'uso professionale dove serve molta autonomia è il carburante del futuro, ma non escludiamo comunque l'utilizzo del metano compresso in tutte quelle situazioni dove il raggio d'azione del veicolo è un raggio d'azione limitato a 300 km giornalieri praticamente, e questo chiaramente permette di utilizzare una tecnologia che anche dal punto di vista economico per il retrofit è più abbordabile. Come dicevamo, tutto quanto il nostro sistema è un sistema approvato sicuro, riconosciuto dalle normative sia nazionali che europee, conforme alle normative R110 che garantisce la totale sicurezza dei sistemi che vengono utilizzati a bordo e compatibilità con i veicoli e con l'uso nel settore automotive. In più l'Italia, grazie a una lungimirante, lasciatemi dire, circolare ministeriale, sin dal 2000 consente l'utilizzo di queste metodologie di mixed fuel cosiddette, quindi di miscela fra due combustibili ai fini appunto del miglioramento delle emissioni del veicolo, e quindi diciamo siamo stati un po' gli apripista di queste tecnologie già 12 anni fa. In più con l'arrivo del metano liquido già nel 2017 il Ministero dei Trasporti italiano ha approvato l'utilizzo del metano liquido anche per il retrofit e anche per i sistemi dual fuel. Ormai diciamo che il metano liquido è diventato per i veicoli di grande taglia una realtà assoluta. Il motivo per cui questo combustibile è diventato così importante è la sua densità energetica, ovvero a parità di volume io riesco a stoccare rispetto alle bombole di metano compresso circa 2,5 volte in più di energia. Quindi vuol dire che per un veicolo che deve andare molto lontano e ha chiaramente uno spazio limitato a bordo per stoccare il gas naturale, il metano, avere il metano liquido è una garanzia di poter stoccare molta più energia, e quindi oggi è tranquillamente fattibile avere camion che raggiungono i 1200-1600 km di autonomia con un unico rifornimento di gas. Ed è per questo che noi riteniamo che questa sia decisamente la tecnologia migliore per lo svecchiamento delle flotte e per tutte quelle flotte che appunto non hanno ancora intenzione o hanno appena investito su veicoli di tuttora venduti e chiaramente vogliono però migliorarne le performance ambientali. Abbiamo un'ampia serie di case histories legati a questa tecnologia che vanno dall'igiene stradale. Questi sono ad esempio mezzi che noi facciamo direttamente per Booker Municipals che vengono installati direttamente dal costruttore a fine linea. Ci sono mezzi un po' di tutti i tipi, sempre che per quanto riguarda l'igiene stradale, che ha un buon beneficio da un sistema di
questo tipo. Vedete che qui parliamo di bombole di metano compresso perché sono mezzi che hanno una missione quotidiana molto bassa, poi andiamo a mezzi, ad esempio trasformiamo tutti i furgoni della SNAM per quanto riguarda l'assistenza alle reti gas, stiamo lavorando su un progetto di scala nazionale per quanto riguarda il trasporto di veicoli, del trasporto dei giornali per il gruppo RCS. Abbiamo anche fatto qualche esperienza con Angelo Baronchelli e abbiamo appunto lavorato sia su mezzi pesanti al di fuori dell'Italia, perché queste tecnologie sono molto apprezzate specialmente in paesi particolari, ad esempio in Russia. Questo è un costruttore russo molto importante, il terzo costruttore al mondo di camion, che però in Europa non lavora. Noi per questo costruttore abbiamo negli ultimi 2 anni abbiamo fatto trasformazioni ad un ritmo di 2.000-3.000 veicoli all'anno, quindi questo vuol dire che l'Italia sta spingendo, ma ci sono paesi che credono ancora di più nella possibilità del metano, e chiaramente questo potrebbe portare anche da noi un grande sviluppo. Ad esempio qui le flotte della Coca-Cola di Santo Domingo funzionano tutte a gas, in Turchia autobus di lungo gittata sono stati trasformati con le nostre tecnologie a gas, così anche gli autobus interurbani di Johannesburg. In più, noi come membri del Consorzio Italiano Biogas, io personalmente anche del board, abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando e credendo sempre di più nelle tecnologie per l'uso finale del biometano, sempre in dual fuel, anche sui mezzi agricoli, perché questo sicuramente per noi potrebbe essere un modo per cui l'economia circolare diventa manifesta, dove un'azienda agricola, addirittura il metano, il biometano che viene prodotto sul posto, viene utilizzato direttamente nei mezzi agricoli. Quindi abbiamo sviluppato diverse soluzioni, anche ad esempio per mezzi speciali come carri miscelatori, che entrando direttamente nelle stalle sono in grado di dare dei risultati dal punto di vista emissivo, anche a contatto con gli animali, decisamente innovativi. Lavoriamo anche su progetti per quanto riguarda l'utilizzo del gas naturale nell'ambito di flotte, così anche nei terminal sia portuali sia terrestri, per quanto riguarda i mezzi proprio di movimentazione. Queste sono esperienze fatte in Italia che poi noi abbiamo esportato all'estero, sia in India sia in Germania, ma siamo sempre contenti perché normalmente il pilota di tutto questo recepito qui da noi. Il problema poi è che l'applicazione di queste tecnologie che vedete la dobbiamo fare in paesi all'estero, perché poi manca sempre l'anello di congiuntura, quello diciamo che autorizza l'utilizzo di certe tecnologie o favorisce l'uso di certe tecnologie sul territorio nazionale. Questa è una suggestione che vi mando. Noi stiamo partecipando a un importante progetto su scala nazionale e presto parleremo di un case histories reale in ambito ferroviario. Io vi ringrazio, purtroppo mi devo sganciare da questa interessantissima presentazione, in quanto mi aspettano ad Oil Non Oil sempre per una presentazione di questo tipo sul biometano. Vi ringrazio molto e ringrazio tutti per l'impegno che c'è stato dietro questo progetto e per l'ottimo successo. D'accordo, grazie molte Roasio della presentazione, che ci ha già dato modo di capire quanto pervasivo e quanto importante sia l'utilizzo di questa tecnologia dual fuel, a maggior ragione da entusiasmo per il progetto che stiamo avviando assieme a BM Carrozzerie, che potrà avere senza dubbio un impatto importante. Bene, adesso ci saranno 2 ancora interventi, poi abbiamo chiuso, siamo in leggero ritardo di qualche minuto, ma neanche poi troppi. Io vi ruberò qualche minuto per presentarvi allora in modo leggermente più organico il progetto Dual NG, e quindi per capire qual è il contenuto, quali sono gli obiettivi e quali saranno le attività pratiche che verranno svolte dal progetto e che potranno avere di interesse per i partecipanti a questo incontro. E dopo di me Francesco Bandera chiuderà la parte di interventi presentando in modo più dettagliato le metodologie e le caratteristiche che sono legate alla trasformazione dei veicoli. Adesso un secondo solo in modo che possa condividere le slide che arriveranno tra un attimo. Sono
ripeto, poche slide per ricordarci, per ricordarvi e per spiegarvi come è nato e che tipo di contenuti, verranno sviluppati all'interno del progetto Dual NG. Io sono Alberto Bonetti, sono responsabile dell'area di Project Funding di CSMT, che è l'area che ha contribuito con IBM Carrozzeria e con il cluster alla costruzione, alla presentazione di questo progetto. Questo è un progetto che è stato presentato in un bando che per noi è importantissimo, ma che è importante per l'Europa in genere, si chiama LIFE. Penso sia conosciuto da molti, ma magari non da tutti, quindi quattro parole per dire cos'è il programma LIFE. È un programma che è gestito dalla Commissione Europea, tenete presente che è stato rifinanziato proprio nelle ultime settimane, anche per i prossimi sette anni, con 5,5 miliardi di euro disponibili. È un programma che conosciamo molto bene in CSMT, è un programma che ci ha visto partecipi e ci vede partecipi su diverse iniziative. È un programma di tipo ambientale e quindi finanzia progetti che abbiano l'obiettivo di raggiungere un'efficienza in termini di risorse ambientali e di strategie per combattere il cambiamento climatico e che siano originali, importanti, che abbiano delle potenzialità di sviluppo e di sfruttamento sul territorio dell'Unione Europea. Il programma, lo dicevo prima, è molto noto, è un programma attivo ancora dal 1992, è gestito da un'agenzia che si chiama EASM, che è una delle agenzie che fanno parte, insomma, della Commissione Europea, che vengono gestite dalla Commissione Europea. Per dare un'idea, ha finanziato un numero di progetti veramente impressionante negli ultimi anni, quasi 5.000 progetti a livello europeo, quasi 800 progetti in Italia. È molto interessante perché è un programma che accoglie la partecipazione sia di soggetti privati, profit, come in questo caso IBM Carrozzeria, anche di soggetti non profit, come CSMT, come il cluster stesso. Sono progetti molto spesso con piccoli in termini di partnership e molto spesso premiano la capacità innovativa anche di attori che non hanno storia precedente, che non hanno curriculum per quanto riguarda i progetti europei. Questo è proprio un progetto che ne è l'esempio più classico, più tipico. IBM Carrozzeria è un'azienda senza dubbio molto attiva nel proprio settore, ma senza dubbio, senza alcun tipo di storia in termini di progettazione europea, in termini di presenza su questo tipo di bandi. Bene, LIFE è un programma che in modo molto trasparente, in modo molto diretto, in modo efficiente, premia i progetti che hanno le caratteristiche dal punto di vista dell'innovazione, dell'impatto ambientale, che sono più promettenti a livello europeo. È un programma competitivo. Lo ricordava prima il nostro presidente, che nella call proprio di che ha visto finanziato questo progetto, hanno selezionato un progetto su otto in prima fase, poi uno su due in seconda, quindi una competitività davvero molto importante, ma è anche un bando che dà la possibilità di poter avere dei contributi a fondo perduto importanti. I costi medi sono di qualche milione di euro, il progetto attuale è comunque di una ottima significatività. Vi ricordo che è un progetto che muoverà un investimento da 1.300.000 euro con un contributo al 55% a fondo perduto dalla Commissione Europea, e vede appunto gli attori che già, insomma, si sono presentati a voi in diverse occasioni questa mattinata, da IBM Carrozzeria, CSMT e Cluster Lombardo della Mobilità. Due parole e ho praticamente finito. L'oggetto l'avete già capito molto bene, è già stato ribadito più di una volta, quindi l'obiettivo è quello di dimostrare su un parco di veicoli significativo, l'obiettivo è arrivare a 50 veicoli pesanti tra camion e autobus, e non solo dimostrare la tecnologia retrofit, ma anche, di dual fuel, ma anche di valutarne, di misurarne l'impatto economico e l'impatto ambientale. Su questo, tra l'altro, si innesta anche la collaborazione con l'Università di Brescia, che è già stata richiamata dal professor Faglia nel suo saluto introduttivo. È un progetto che dà anche un'opportunità facilitata per la parte dimostrativa. Ci sono alcune aziende, alcuni sono rappresentate qui con noi, quindi a partire dal gruppo Brescia Mobilità, l'ingegner Garatti è con noi questa mattina. Ci sono aziende che già hanno dichiarato il loro interesse e che quindi saranno già parte di questi 50 veicoli che verranno attrezzati. C'è spazio, ed è anche l'obiettivo dell'incontro di questa mattina, c'è spazio per accogliere ulteriori aziende che abbiano
interesse a entrare all'interno di questa fase dimostrativa per poter testare e valutare questo dual fuel, tra l'altro beneficiando di un approccio economico anche facilitato dalla presenza di un contributo della Commissione europea a copertura parziale di questi costi. Ecco, e perché partecipare? Questa è la mia ultima slide, ma l'abbiamo già detto più di una volta, ma vale la pena ripeterlo. La partecipazione al progetto ha l'obiettivo principale di dimostrare la valenza economica dell'utilizzo del dual fuel, la valenza ambientale dell'utilizzo del dual fuel e anche la valenza sociale dell'utilizzo del dual fuel come elemento di supporto a una mobilità sostenibile. La parte ambientale vedrà, lo ripeto ancora, la partecipazione dell'Università di Brescia, la professoressa Volta è con noi anche questa mattina e si impegnerà per testimoniarne, per validarne i contenuti. È anche un progetto importante dal punto di vista comunicativo, lo stiamo facendo quest'oggi ma lo faremo anche in seguito, per comunicare l'impegno delle realtà industriali sia di BM Carrozzeri anche del cluster verso, e anche di CSMT ovviamente, verso iniziative che siano sostenibili e che quindi vadano nella direzione del Green Deal, ed è anche un'iniziativa di valore perché ha dato la possibilità di mettere in rete le diverse competenze che abbiamo visto questa mattina. Io mi fermerei qui, penso sia più che sufficiente per avere reintrodotto, comunque dato lo scopo più focalizzato del nostro incontro di questa mattina sul progetto Dual Energy. Chiedo a Francesco Bandera se è disponibile, se è collegato, so che aveva qualche piccola difficoltà di comunicazione che spero abbia risolto nel frattempo, per parlarci della trasformazione. Prego Francesco. Un secondo che condivido anch'io lo schermo. Perfetto, l'audio si sente, se vuoi prendere, provi a condividere lo schermo. Vedete? Sì, assolutamente sì, prego, la parola sì, ecco, a te. Eccomi qua. Ecco. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Bandera Francesco di BM Carrozzerie, che come è stato ben esposto è il capofila di questo progetto che prevede la trasformazione di 50 veicoli pesanti in dual fuel. Siamo partner con CSMT e Cluster Lombardo, che ringraziamo vivamente per averci dato questa opportunità, e ringrazio anche l'intervento del nostro amico, ormai collega, Roberto Roasio, con i quali collaboriamo per la trasformazione di alcuni prototipi su veicoli pesanti in dual fuel in questi ultimi anni. Non descrivo ulteriormente che cos'è il dual fuel, che cos'è il progetto, visto che è stato ampiamente ben descritto, ma mi voglio semplicemente far vedere a voi degli esempi concreti di retrofit in dual fuel di veicoli negli ultimi due anni abbiamo effettuato. Chiedo, allora, chiedo scusa Francesco, primo... ti consiglio solo se puoi di spegnere la webcam in modo che la tua voce possa risultare più limpida, ecco, forse. Grazie. Mi sentite meglio? Direi di sì, prego, puoi pure continuare, grazie. Ok, ecco, prima slide, voglio far vedere un autocarro con impianto CNG. Un autocarro Euro 3, è un Iveco Stralis A260 di anno prima di immatricolazione 2004. Sostanzialmente siamo andati a installare 400 litri di metano CNG con quindi circa 65 kg con un'autonomia in dual fuel tra circa 450 km. E questo è un primo esempio, un camion che tuttora sta circolando e testando con ottimi risultati. Successivamente, non se passa la slide, non mi si muovono le slide, ok. Successivamente questo è un autocarro che abbiamo convertito pochi mesi fa, appunto perché fa parte di uno dei prototipi di questo bando Life Dual Energy. Questo è un nostro Iveco Daily, di nostro DBM Carrozzerie, anche questo un Euro 3, in cui siamo andati a installare, si può vedere lì accanto, nell'immagine accanto, una bombola da 90 litri di CNG con circa 16 kg. E anche qui siamo andati a ottenere un'autonomia in dual fuel di che riusciamo a ottenere va tra il 45 e il 50% a capito del diesel, quindi una riduzione del diesel al punto del 50%.
In questa slide si può vedere il primo autobus che BM Carrozzerie ha trasformato in dual fuel, è un autobus interurbano di una nota, famosa azienda, nota azienda della nostra provincia di Brescia. E questo è un autobus in cui siamo andati a installare del CNG, sempre 400 litri, tre bombole da 136 litri l'una, e le bagagliere. La forza, diciamo, degli autobus interurbani è che è grandissimo posto nelle bagagliere in cui si può andare a stoccare appunto il metano per il dual fuel. È un 2018, tuttora. Scusate, e ha un'autonomia di circa 500-550 km. Ci siamo anche prodigati sugli autobus urbani, non avendo la possibilità di inserire le bombole all'interno delle bagagliere, abbiamo fatto questi due gemelli, qua vediamo solamente un autobus, ma sono due gemelli uguali, di autobus urbano, due Breda Menarini, in cui siamo andati a installare le bombole sul tetto. Abbiamo appunto costruito il rinforzo del telaio e tutto quello che serviva per andare a stoccare il metano sul tetto, due bombole da 150 litri l'ora, quindi 300 litri totali per un totale di 50 kg. Anche questi stanno circolando da quasi fine anno 2019, inizio anno 2020, quindi stanno circolando da 8-9 mesi e con ottimi risultati, anche questo è un'autonomia di circa 500-530 km, una sostituzione media che è un po' più bassa degli autobus extraurbani, in quanto lo start and stop continuo della linea urbana non permette di arrivare a 50 per sostituzione, ma un 5-400 km. In cui abbiamo trasformato a metano liquido, non so se si vede, sono due autobus di un'azienda molto importante del centro Italia. Ecco, forse sì, le slide ci mettono un attimo, Timo, a devi avere un qualche difficoltà di connessione. Ora si vedono e la voce è sufficientemente chiara, anche se ogni tanto purtroppo si perde qualcosa, però mi sembra che si possa continuare. Prego, Francesco. Ok, cerco di parlare un po' più lentamente. In anteprima, come stavo anticipando, vi faccio vedere queste fotografie. Sono due autobus trasformati a metano liquido, i primi autobus in Europa che abbiamo trasformato, retrofittati in dual fuel a metano liquido. Siamo andati a inserire quindi una bombola metano liquido 200 litri nominali, 175 litri effettivi, con ben 75 kg di metano, quindi siamo andati a inserire molti più chili rispetto a tutte le altre installazioni che abbiamo fatto vedere prima, con minor spazio. Siamo inseriti nelle bagagliere e vi dico in anteprima, perché li consegneremo questa settimana a questa azienda, che è un'azienda molto importante del centro Italia, che ha creduto per primo in questa trasformazione a metano liquido. Con un'autonomia in dual fuel, potete vedere, di stimata, perché abbiamo fatto delle prove, ma dobbiamo ancora completarle, di circa 850 km di autonomia in dual fuel. Successivamente, quest'ultima slide, vediamo se passa anche per voi. Sì, mi sembra di sì. Quest'ultima slide ho riproposto il primo veicolo trasformato a dual fuel che sta girando, solcando le nostre strade, come già anticipato il dottor Gaboardi di Ghidini Rock. Questo è stato il primo prototipo, un autocarro Euro 5 che ha percorso ben 256.338 km in dual fuel, senza, lo dico con grande orgoglio, nessun problema, trasformato in autonomia di 150 km, una media del 50%. Con queste ultime slide volevo far vedere che il sistema dual fuel è minimamente invasivo, l'installazione minimamente invasiva, bisogna semplicemente trovare il posto dove stoccare il metano,
quindi a volte andando anche a spostare degli organi per i veicoli, per i camion, o andare a capire dove posizionarlo per gli autobus, nelle bagagliere o sopra il tetto. Il kit è veramente poco invasivo, non andiamo a toccare il motore, viene tutto installato a monte, è una parte meccanica formata da riduttore di pressione, filtri del gas, iniettori del gas che vengono, il gas viene iniettato nel collettore di aspirazione, e oltre alla parte meccanica anche una parte elettrica, che quindi andrà a montare una centralina e un cablaggio che va a gestire lo switch di metano gasolio. Questa slide mi sa che non è ancora partita, perché ho la possibilità di vedere due schermi. Sì, mi sembra che sia arrivata, ecco, sì. Quindi questa è la centralina e un'ipotesi di posizionamento. Finendo, volevo far vedere due slide che ha già anticipato l'ingegner Roasio sulla riduzione delle emissioni di questo sistema che si possono ottenere, quindi ottimo abbassamento di particolato, idrocarburi incombusti e CO, e un buon calo di CO2, ulteriormente migliorabile se al posto del metano si può utilizzare il biometano. Il secondo miglioramento è l'aumento di autonomia, perché andiamo a stoccare, oltre al diesel, ulteriore bagaglio energetico con metano. Quindi vediamo se la slide successiva, mi sa che è arrivata, eccola qua. Con il CNG riusciamo a ottenere circa un 250 km di autonomia in più rispetto al veicolo solo diesel, e con l'LNG 700 circa in più. Successivo, ultima slide che volevo far vedere, e il terzo beneficio è anche un risparmio. Ho fatto un piccolo conto che ahimè non ho aggiornato con i nuovi costi post-Covid. Vediamo se arriva la slide, un risparmio, quindi questo è anche un investimento che si ripaga sostanzialmente da solo, un risparmio di circa 6.000 euro con questi conti di gasolio e metano, con una sostituzione media del 50%, ovviamente facendo 100.000 km l'anno circa. Per concludere dicendo che c'è la possibilità di aderire al contributo di questo bando che noi BM Carrozzerie insieme al CSMT e al Cluster Lombardo abbiamo vinto con successo, di aderire a questo fondo perduto del 55% su queste trasformazioni, pagando quindi solamente il 45%. Invito chi fosse interessato ad aderire e a chiedere la disponibilità e la fattibilità di inviare una mail alla mail che potete vedere in questa slide, engineering@bmcarrozzerie.it, alla mia attenzione, mandando anche i libretti dei veicoli trasformare, così risponderemo per la fattibilità, perché tramite il libretto possiamo vedere la fattibilità della trasformazione e la disponibilità dei posti per aderire a questo contributo. Ecco, spero di essere riuscito a fare l'intervento, si sia capito tutto, e mi spiace per questi problemi di connessione. Ridò la parola ad Alberto Bonetti e ringrazio tutti. Sì, grazie Francesco. Nella parte finale si è sentito molto bene, si sono anche viste le slide, c'era stata qualche piccola difficoltà nella parte centrale, ma comunque direi che senza dubbio i messaggi sono stati recepiti in modo molto chiaro. Noi siamo arrivati alle 11:30, quindi con un ritardo di qualche minuto, pensavamo di chiudere già ora, ma comunque vorrei comunque lasciare la possibilità, se qualcuno dei partecipanti ha curiosità, a domande, a commenti da voler portare, invito ad attivare il microfono e a farlo. Vedo Giuseppina Mussetola che vorrebbe intervenire da parte del file, quindi la invito a attivare il microfono e a farlo in modo diretto, se vuole anche attivare la videocamera così la vediamo anche mentre pone la sua domanda, oppure comunque ce la ponga lei. Prego. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito al dottor Caboardi. Abbiamo seguito questi progetti ancora dal 2015 e quindi come autotrasportatori diciamo che siamo molto interessati alla mobilità sostenibile, siamo cittadini non di serie A, non siamo di serie A, ma non siamo neanche di serie B, perché vogliamo che anche le nostre famiglie e i nostri collaboratori vivano in un ambiente più.
detto questo, la riflessione che volevamo fare noi come FA, innanzitutto porto salute anche dal Presidente regionale Pietro Galli, che è qui con me, che ha assistito a tutte le vostre presentazioni, sempre dal 2015 ad oggi. Qual è la situazione del trasporto italiano? Purtroppo i trasportatori sono confusi oggi sulla scelta del nuovo parco circolante, oppure dell'utilizzo di approfittare di questo importante progetto per modificare i loro veicoli. Possiamo dire che abbandoniamo il campo dell'elettrico e dell'idrogeno, perché per il momento mezzi pesanti non possono fare queste scelte. Le scelte sono però anche legate, lo sappiamo bene, al numero dei distributori, perché se non si può fare rifornimento, importanti sono stati i dati esposti prima da Bandera per quanto riguarda l'autonomia, perché io se faccio 550 km arrivo forse a Roma, e se a Roma non trovo il distributore che mi può dare il metano, io sono belle che fermo. Quindi bisogna vedere, negli ultimi anni ne sono sorti, anche con il nostro contributo, con la nostra spinta come FAI, Federazione Autotrasportatori, però ne mancano ancora tanti, e quindi sarebbe importante l'aiuto di tutti nelle sedi opportune per poter diciamo far aprire questi distributori. Oggi ci sono questi contributi ministeriali, e lo diceva prima un intervento, che però purtroppo non danno soldi per quanto riguarda la conversione in dual fuel, e quindi i trasportatori sono più incentivati a acquistare i camion nuovi, anche se, come è stato detto, rottamare un camion vuol dire mettere in campo dei rifiuti, vuol dire insomma non utilizzare più questo mezzo, e quindi aumentare i rifiuti anziché aumentare i veicoli circolanti. Noi vediamo questo utilizzo principalmente per i veicoli che hanno delle attrezzature molto costose, mi spiego, con le gru, mi spiego, con i camion dei traslochi, con betoniere, che hanno quindi il mezzo, l'attrezzatura che costa più del mezzo, e che quindi avrebbero molto interesse a modificare e quindi applicare la conversione, perché fanno anche poca strada, quindi possono trovare i distributori con più facilità e possono quindi risparmiare e non rottamare il loro veicolo, perché anche i contributi ministeriali li danno sui veicoli nuovi, ma non lo danno sull'attrezzatura, per cui l'attrezzatura poi deve essere pagata, e l'attrezzatura, magari facendo poca strada, utilizzando il coso, è ancora molto molto utile. Ecco, completo il mio quadro dicendo che noi diffonderemo la possibilità che avete quindi come spazio per i mezzi da sottoporre a conversione, quindi contattando la carrozzeria, contattando il cluster, e perché lo diffonderemo verso i nostri associati. Come ha detto il dottor Gaboardi, abbiamo 2.400 imprese associate, per cui con una media di 15-20 automezzi a azienda, quindi automezzi sono tanti, però l'incertezza della scelta oggi è veramente anche soltanto l'illustrazione del dottor Bandera, che ha illustrato le varie tipologie, dal solido al liquido alla tipologia di aggiunta, anche lì è una riflessione molto ma molto importante, cioè chi giunge già a questa scelta ha già fatto un pezzo di strada, ma poi all'interno deve ancora andare a scegliere qual è per lui, secondo il suo tipo di lavoro, secondo le strade che percorre, secondo tanti fattori, deve ancora fare ulteriori scelte. Quindi posso dire che proprio la categoria è nella confusione totale. Oggi questi importanti contributi che sono stati messi anche in ragione del Covid, anche in ragione della necessità di sostituire velocemente gli Euro 3, gli Euro 4, gli Euro 5, però, come dicevamo, non comportano l'aiuto anche per la conversione. È un peccato, perché vorremmo che questo avvenisse, e invece purtroppo dobbiamo prendere quello che ci hanno messo nei bandi e quindi utilizzare questo decreto investimenti in questa forma. Quindi
chiudo dicendo che come fai, noi diffonderemo presso gli associati. Mi ha detto il dottor Gaboardi ieri che ce ne sono 15 che sono già prenotati, per cui c'è lo spazio ancora per 35, e quindi sarà nostra premura vedere se questi, specialmente come dicevo, questi trasportatori che hanno dei camion particolari, che quindi non, il sostituirlo costa di più del mezzo, della trasportazione, ecco, magari cominciare con questi e quindi vedere i risultati di questi. Questi camion sono generi, non fanno tanta strada, ma possono quindi essere utilizzati anche per più anni, come ho visto 2004, 2005, eccetera. Grazie dell'importante convegno che ci ha ancora una volta rinfrescato e aiutato a capire noi e quindi a far capire i nostri associati com'è importante questa conversione. Grazie. Grazie a lei per il messaggio della FAI. Vedo il dottor Gaboardi che chiede la parola. Prego, dottor Gaboardi. Ringrazio la signora Mussetola, saluto il presidente Pietro Galli che ci hanno accompagnati in questo lungo percorso e che oggi condividono la soddisfazione per questo risultato. Ma la distribuzione c'è. Se c'è ancora il nostro collega Pedretti in collegamento, gli invitiamo a prendere la parola per dirci come va il suo distributore di metano liquido. Ci dà un'esperienza immediata. Cioè, a Brescia ce ne sono 4, poi Federico Manzoni mi ha corretto, adesso ce ne sono 5. In questo momento in Italia mi pare siano 80. E quindi sì, va avanti l'operazione. Del resto, quando siamo partiti col metano gassoso in Italia 35 anni fa, particolarmente con l'azienda di trasporti di Brescia, con la SM, con l'ingegner Capra, eravamo in condizioni, come dire, meno promettenti di quelle che abbiamo adesso per il metano liquido. Quindi ringrazio io per l'impegno a diffondere questa opportunità. Adesso mi tolgo su di nuovo Mussetola e Pietro Galli, cari amici che ci hanno accompagnato. Se c'è Pedretti, c'è ancora? Non mi pare che sia collegato. C'era prima. C'era, sì, ma temo che abbiamo fatto, siamo arrivati lunghi con i tempi, quindi questo temo abbia creato qualche... Vabbè, allora dico io, Pedretti rappresenta le nostre riunioni, 6 anni fa, ha visto quest'idea e poi ha aperto questo distributore di metano liquido. E mi diceva che la vera fatica sono stati i regolamenti. Il vero problema che ha dovuto affrontare è stato avere tutte le autorizzazioni, e il Comune di Brescia con Federico Manzoni l'ha aiutato molto. Quindi lì è proprio a Brescia Centro, abbiamo questa realtà. L'altra realtà è in Valtellina, un concessionario Iveco che con l'Apeio ha fatto un impianto con una ventina di camion, tutti a metano liquido. Quindi è stata una combinazione fra l'investimento nella distribuzione e già un pacco di clienti di 20 camion che giustificano questo investimento. Anche questo la fai di Sodrio, quindi è sempre che interviene. Siamo sempre in casa vostra. D'altronde siamo condannati a collaborare. Adesso abbiamo però un socio in più. Abbiamo Francesco Bandera che mi ha fatto vedere la sua mail, e quindi se qualche associato è interessato non deve passare attraverso noi, ma arriva direttamente a chi gli può trasformare il camion. Va bene, volevo dire questo oltre che ringraziare. Perfetto, vedo la mano sollevata, forse Francesco volevi dire qualcosa? Sì, io volevo semplicemente dire una cosa. No, quando ho parlato di autonomia in dual fuel, intendevo autonomia proprio in dual fuel, cioè gasolio. Finito il metano, ovviamente c'è anche il gasolio che rimane, quindi non si rimane fermi a piedi. Quindi era quello che volevo dare un punto in più, che di questa forza, anche di questo sistema. No, questo lo sappiamo che essendo appunto in dual fuel ha l'alternativa uno o l'altro, cioè non ci resta. Però se e noi a Brescia ne abbiamo 5, ma i trasportatori partono da Brescia per andare per tutta l'Italia o per andare all'estero. Quindi dobbiamo calcolare l'arrivo, la destinazione dell'autonomia, non la partenza. La partenza è importante perché ce l'abbiamo messa tutta per incentivare la nascita dei distributori con l'aiuto giustamente del Comune di Brescia, però
vorremmo che anche il resto dell'Italia, perché altrimenti si è condannati a rimanere, diciamo, nel nostro circolo. Certo, benissimo. Comunque, come Francesco ha sottolineato, uno dei vantaggi del dual fuel è che si possono usare entrambi. Insomma. Prego, prego, dottor Gabuardi. Sì, prego. Allora, verremo trascinati dal nuovo. Avete visto che lo Stralis a metano liquido si sta diffondendo e quindi questi impianti di distribuzione di metano liquido serviranno soprattutto i nuovi veicoli e noi saremo come dual fuel trascinati in questo senso. Quindi sta andando avanti rapidamente in quanto alcuni record di autonomia che ha ottenuto lo Stralis partendo da Londra arrivando a Madrid senza mai fermarsi a fare rifornimento sono fatti molto significativi. Non è solo Iveco, anche Mercedes e Volvo stanno tutti investendo su questa tecnologia. In qualche modo direi che il metano ha vinto la battaglia sul veicolo pesante dove l'elettrico fa poco senso. Ci sarà più avanti, ci sarà l'idrogeno sul veicolo pesante. Quindi vale per il dual fuel, ma vale soprattutto se il nuovo che è 100% a metano liquido. Benissimo, grazie. Aspetto qualche secondo per vedere se c'è qualche ulteriore intervento. Nel frattempo ricordo che ovviamente per quanti saranno interessati potremo fare circolare copia delle presentazioni che sono state utilizzate oggi. L'evento è stato registrato e verrà messo a disposizione tramite il cluster a quanti non sono riusciti a collegarsi con noi oggi, quindi cercheremo di diffondere anche in questo modo il progetto. Mi sembra che non ci siano altri interventi, quindi io direi che possiamo ringraziare tutti i partecipanti, augurarci che questo progetto, che solo all'inizio, diventi un progetto di grande successo nella dimostrazione della validità economica e ambientale di questa tecnologia di dual fuel. Mi corre l'obbligo ovviamente di ringraziare tutti, ma non li elenco, comunque tutte le realtà che hanno partecipato a questo, in particolare ovviamente BM Carrozzerie e il cluster, ma anche tutti voi che avete avuto la pazienza e l'interesse a seguirci fino a ora. Ancora grazie e arrivederci a presto. Senza dubbio organizzeremo un ulteriore evento simile più avanti per raccontare come è andata e quindi come la dimostrazione e la sperimentazione, quali dati oggettivi abbiamo raccolto sul terreno. Quindi non sarà solo una opportunità per accogliere l'invito di Francesco Bandera a installare questi kit, ma lo sarà anche per poi poter vedere l'effetto effettivo economico e ambientale che questi kit produrranno sul parco mezzi. Grazie ancora, ringrazio tutti e vi auguro una buona continuazione. A presto. Grazie. A presto, grazie. Grazie a voi, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao Saverio, complimenti. Complimenti ragazzi, questa è venuta benissimo, questa presentazione. Renato, tu sei troppo gentile, poi non so se... spero che sia anche vero, insomma, no, scherzo. Non è per piaggeria, lo dico proprio sinceramente. Ecco, allora avete organizzato una cosa ben fatta. Renato, d'accordo. Elegantissimo, bravo. Grazie a te, a presto. Interrompo la registrazione, no? Sì.